Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Come sempre ci troviamo il martedì e il giovedì alle 19.30 su questo canale. Questa sera mi trovate senza mascherina perché il nostro ospite, che già conoscete, andremo a incontrare tra poco, si trova però collegato a distanza. Prima di incontrarlo guardiamo insieme il sommario della puntata. Insieme a Samuele Piscina, presidente del Municipio 2, ci occuperemo del mercato del pesce, del trasporto per il vaccino di Piazza Luigi di Savoia e poi avremo il nostro consueto video di Voci dal Web. Come sempre sono titoli che noi usiamo per riassumere ciò che il Presidente avrà da dirci. Vi do il benvenuto a Samuele Piscina, buonasera. Non la sento, forse c'è un problema di audio. Ragazzi, c'è il microfono aperto. Presidente Piscina, la senti? Sì, okay, io mi sento. Perfetto, allora possiamo iniziare, sciogliamo un po' di nuovo il clima attraverso il nostro quiz. Il quiz che le permette appunto di vedere se conosce abbastanza la sua città. Beh, i primi due li ho azzeccati, vediamo se il terzo... E anche molto velocemente, questo è particolare. Vediamo con la grafica la domanda che le sottoponiamo. Le chiediamo cosa si dice dopo Gorla? Sempre ciao o na? Poi le spiego anche da dove viene questa domanda. Questa è una bellissima domanda. Sempre ciao o na? Sì, una di queste tre. Proverò con la più improbabile, na. Vediamo se la risposta è esatta. Corretta, diciamo che la logica l'ha aiutata in questo senso. Questa è l'ostrata, lo ammetto. Allora, la spiegazione deriva dal fatto che oggi ospite con Voci dal Web abbiamo il comitato Gorla domani e pare che appunto sia una domanda consueta, un'affermazione tipica dire Gorla na, un'accezione che non ha alcuna spiegazione particolare se non appunto essere diventata ormai un'usanza. Allora, adesso direi che lascio però la voce a lei, anche perché con i tempi stretti dobbiamo cercare di toccare tutti i punti cruciali. Ci occupiamo della riqualificazione e dello stabile da abbattere, che appunto è l'ex mercato del pesce? Sì, molto volentieri. Lo stabile dell'ex mercato del pesce è uno stabile del Comune di Milano, che tra l'altro è attiguo al un centro anziani sempre del Comune di Milano, è un centro di un centro cucina di Milano Ristorazione. È uno stabile abbandonato da tantissimi anni, nel quale più volte abbiamo sollecitato come municipio una riqualificazione, tra l'altro è uno stabile che più volte è stato occupato abusivamente. Io stesso sono entrato in seguito a numerosi qualche annetto fa, ormai mi sembra 3 anni fa, perché poi il periodo Covid insomma ha bloccato un attimino tutti gli interventi. Entrato all'interno dello stabile con i carabinieri per fare in modo che comunque venisse sgomberato lo stabile, perché comunque nel momento in cui continuavamo a segnalare la questione al Comune di Milano, il Comune di Milano non intendeva intervenire. Sta di fatto che ripetuti sgomberi, segnalazioni fatte, eccetera, eccetera, fin tanto che tra l'altro questo stabile non è andato a fuoco, perché è stato applicato un fuoco all'interno da parte degli occupanti che vi stazionavano all'interno. Benissimo, a distanza di 3 anni da quell'incendio lì, la situazione è rimasta totalmente invariata. Il Comune ha messo solamente delle transenne intorno alla struttura, al muro esterno, dicendo attenzione pericolante. Evidentemente le transenne non le calcola nessuno, perché sono lì messe, tra l'altro sono state spostate, quindi è comunque un pericolo per le persone che passeggiano lungo via San Martini, passare sotto quello stabile, uno stabile pericolante, uno stabile non sicuro, che tra l'altro ha già una progettazione, perché avevamo fatto inserire questa progettazione all'interno del piano triennale delle opere pubbliche. Più volte ci è stato detto sì, non vi preoccupate, quest'anno realizziamo l'opera, abbattiamo e realizziamo un centro polivalente con struttura anche per il municipio, per i servizi sociali, eccetera, eccetera. Queste promesse non sono sempre state disattese, anche perché, e qui magari mi collego poi a un fatto successivo, c'è un accordo tra i municipi e il Comune di Milano tale per cui in pratica i municipi hanno diritto, dovrebbero avere diritto a un'opera finanziata e realizzata per ogni annualità.
Questo accordo è stato totalmente disatteso. Il Comune di Milano, nonostante le varie richieste del municipio, non solo non ha mai fatto l'opera per il Municipio 2, ma ne ha fatte magari una decina per il Municipio 1. Probabilmente, non lo so, c'è una preferenza di colore politico, ma io ritengo sempre che non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Le opere debbano essere fatte in tutti i municipi e ci sono delle necessità ben chiare. Legate anche tra l'altro a problemi sanitari, l'ho detto prima, lì di fianco c'è attaccato un centro cucine di una ristorazione, uno dei più grandi presenti a Milano. Ecco, nell'area di fianco, quella dell'ex mercato del pesce, ci sono i topi che sguazzano. Benissimo, mi sembra che il problema sanitario sia assolutamente non indifferente, tra l'altro più volte segnalato, più volte anche pubblicizzato sui giornali nel corso degli anni. Il Comune di Milano non ha mai voluto far nulla. Noi ancora una volta chiediamo al Comune che si intervenga prontamente su quell'area, perché il progetto c'è, è all'interno del piano triennale, ci vuole solo la volontà politica da parte del Comune di Milano e dell'amministrazione Sala di finanziare l'opera. Certo, anche perché appunto quest'anno a livello di sanità ci ha messi alla prova, no? Cioè, anzi, ormai è quasi un biennio, ecco, per cui abbiamo ben chiaro quelle che sono le iniziative da seguire per la cura dei cittadini. E visto che noi teniamo di solito un filone continuo tra tema 1 e tema 2, le chiedo, proseguiamo prima di andare oltre con la nostra top 5 con il tema 2 che è molto vicino a quello che è il concetto di sanità, perché ci occupiamo del trasporto per i cittadini che devono conseguire il vaccino. Sì, noi abbiamo voluto fare un'iniziativa come Municipio 2 insieme a SOS Milano, che ringrazio tantissimo per la disponibilità che sta dando, soprattutto in questo periodo di pandemia. Devo dire che SOS Milano si è contraddistinta in questo anno e mezzo per aver dato un apporto fondamentale al municipio e ai cittadini all'interno del territorio del Municipio 2, appunto. L'iniziativa che abbiamo deciso di realizzare insieme a loro era, in seguito comunque anche al fatto che il Comune di Milano ha sospeso il servizio di trasporto gratuito tramite taxi, che era stato finanziato tra l'altro da associazioni private, quindi i soldi non ce li ha mai messi il Comune di Milano, e quella fondazione, i soldi che aveva messo quella fondazione erano terminati. Ecco, il Comune a quel punto ha sospeso definitivamente il servizio di accompagnamento gratuito, ridando ovviamente un buono ai tassisti per quelle persone che non riuscivano autonomamente ad andare a fare il vaccino. Benissimo, preso atto di questa mancanza di volontà del Comune di rinnovare un servizio, magari finanziando direttamente questa volta, l'ha fatto il Municipio 2. Abbiamo deciso di finanziare un'iniziativa tale per cui le persone in grandi difficoltà, che siano deambulatorie o che siano economiche tali da impedire di potersi recare autonomamente a fare il vaccino, SOS Milano, attraverso un apposito numero che vi consiglio di andare a cercare, tra l'altro sulla pagina Facebook del Municipio 2, sul sito del Municipio 2, www.comune.milano.it/municipio2. Chiamando potrete non solo richiedere che vi trasportino, che vi portino direttamente al centro vaccinale, ma anche nel caso in cui ci fossero delle difficoltà, non riusciate ad uscire di casa, magari ad andare a prenotare in farmacia, piuttosto che non siate in grado di fare la telefonata per prenotare tramite telefono, anche un servizio apposito di aiuto per prenotare il vaccino. È un aiuto concreto che si va a sommare ai tantissimi mezzi messi a disposizione dalla Regione Lombardia, tra l'altro con un sistema davvero efficiente. L'ho potuto fare anche io stesso ieri sera, in quanto rientro nella fascia che è scattata del 27, e quindi sono riuscito a prenotarmi nel giro di 5 minuti. Però ci rendiamo anche conto che magari qualcuno ha qualche difficoltà in più, magari qualcuno non riesce ad andare perché non riesce a muoversi, magari qualcuno ha delle scale in casa che gli impediscono l'uscita perché magari non riesce a muoversi in quanto ha qualche problematica dal punto di vista fisico, tale per cui riuscire ad uscire di casa. Benissimo, SOS Milano è attrezzata per aiutarvi, SOS Milano è a vostra disposizione. È chiaro, non è aperto tutti, bisogna avere determinati requisiti, perché ovviamente noi non abbiamo i Certo. soldi del Comune di Milano, però li mettiamo a disposizione nonostante il Comune di Milano non lo faccia. Allora le chiedo gentilmente di ripetere in maniera schematica le coordinate appunto di riferimento per chi volesse fare appunto usufruire del servizio. Assolutamente sì, se andate sul
sito o la pagina Facebook di Municipio 2 Comune di Milano, oppure sul sito www.comune.milano.it/municipio2 troverete tutti quanti i contatti, le modalità per poter prenotare. Al volo vi sto cercando anche il numero di telefono, che penso possa essere utile a tutti. Poi lo lasceremo anche sotto i nostri commenti, così un modo ulteriore per facilitare e agevolare la ricerca. Molto volentieri, molto volentieri. Comune di Milano, Municipio Anche perché la 2. descrizione ce l'ha già data, quindi tutti quelli che sono i servizi di cui potete usufruire, le modalità, adesso almeno abbiamo un'idea ben chiara e precisa, arrivate dritto al punto, anche perché il nostro sommario aiuta quello, ad arrivare diretti a quello che è il tema di vostro interesse. Eccoci qua, il numero è il 331 1361 962, attivo dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. Perfetto, grazie Presidente. Sempre molto chiaro, preciso. E tra l'altro adesso è arrivato il momento della nostra top 5. Io lei la ricordo sempre molto per la mia top 5 preferita. Noi condividiamo una passione per i cani. In questo caso non ci occuperemo più di cagnetti, però ci occupiamo di una cosa altrettanto interessante. Il titolo che vedete in grafica è il seguente: i migliori tragitti che potete percorrere con la bici che avete comprato grazie all'ecobonus. Scopriamo così insieme i 5 percorsi da fare e vedere un po' anche quali sono questi percorsi che parte della nostra città attraversano. Alla posizione numero 5, partiamo con quello meno lungo tra tutti. Vediamo con la grafica. Abbiamo il percorso Milano-Castinetta di Lugagnano con 20 km. Poi proseguiamo alla posizione numero 4. Facciamo Milano Gaggiano Abbiategrasso con 21 km. E poi proseguiamo ancora con la posizione numero 3, Milano Pavia, questo lo conosciamo bene, andiamo lungo il Naviglio Pavese per 35 km. Ma alla posizione numero 2 abbiamo Milano Castanodada e Trezzo sull'Adda con 36 km di Naviglio Martesana. E poi la posizione, quella numero 1, col percorso più lungo, forse non per tutti, 76 km per fare Milano-Lecco. Questo ci mette alla prova, bisogna essersi ben allenati con le biciclette comprate. Che tra l'altro anche Milano-Lecco, diciamo, è un tratto del Naviglio Martesana, quindi Sì. avere la prima e la seconda posizione nel Naviglio Martesana è una grandissima soddisfazione, anche perché io lo dico sempre, il Naviglio più bello di Milano è quello verde, è quello che assolutamente ognuno dovrebbe visitare, nonostante sia meno conosciuto. Tra l'altro poi nella vostra trasmissione abbiamo già detto come abbiamo realizzato anche un percorso turistico a cielo aperto lungo il Naviglio Martesana che spiega anche la storia, la fauna, la flora e tutto quanto sul Naviglio Martesana, quindi consiglio a tutti assolutamente di percorrerlo e di Sì, conoscerlo. è un museo a cielo aperto, è vero, ce lo siamo detti, e vale sempre la pena riparlare appunto del Naviglio Martesana, anche perché si sta riscoprendo sempre di più, non solo grazie agli spazi nuovi, ma anche alle iniziative che si cerca di portare avanti. E lo vedremo poi dopo. Adesso abbiamo prima il suo terzo tema, però poi insieme al nostro comitato, le nostre voci dal web, ne riparleremo probabilmente. Adesso le chiedo appunto di parlare del suo terzo tema, che per noi è stato la piazza Luigi di Savoia. Se non sbaglio, del nuovo giardino ci vuole parlare. Sì, è un nuovo giardino, tra l'altro inaugurato proprio oggi, un giardino che inizialmente l'assessore Maran aveva assolutamente garantito che doveva essere presidiato da un'associazione che avrebbe garantito appunto che solamente i bambini e le famiglie potessero entrare. Questo perché? Perché in stazione centrale evidentemente c'è un grande problema di ordine pubblico tra spaccio di stupefacenti, tra bivacchi, tra furti continui, non indifferente, tale per cui ovviamente creare un giardino in Piazza Luigi di Savoia senza avere dei controlli specifici, è evidente che questo giardino rischia di non essere utilizzato dai bambini, dalle bambine nel mondo, come è stato denominato proprio oggi con la presenza anche di un rappresentante dell'UNICEF, ma anzi di avere un giardino fatto nuovo, finito, con la presenza solo unicamente di degrado, bivacchi, piuttosto che di illegalità, spaccio di stupefacenti.
È quello che noi chiedevamo fin dall'inizio di evitare. È ovvio che siamo tutti felici che un giardino possa essere riqualificato, ci mancherebbe altro, però bisogna creare anche i presupposti affinché questo giardino, una volta riqualificato, possa essere utilizzato in modo adeguato e non lasciato in balia di tutt'altro. Purtroppo ciò non si è realizzato. Tra l'altro, inizialmente sia il municipio sia le associazioni di quartiere, consci del fatto che sarebbe stato difficile come dire, gestire la sicurezza all'interno di un giardino del genere, avevamo proposto magari di fare un qualcosa di diverso, di realizzare uno skate park, visto che comunque c'era una grande necessità, i ragazzi vanno in piazza Duca d'Aosta creando qualche problema anche dal punto di vista della sicurezza dei pedoni che si vedono sferciare questi skate. È una piazza che continua a essere tra l'altro rovinata dalla presenza di questi skate, era appena stata rifatta e di nuovo tutta appunto da rifare la pavimentazione in pratica. Avremmo creato un presidio positivo diverso. Maran ha insistito per realizzare un parco giochi, però a fronte di delle promesse che purtroppo sono state totalmente ancora una volta disattese dal Comune di Milano, perché ci ha comunicato chiaro e tondo che appunto questo servizio di vigilanza da parte delle associazioni per far entrare solo e unicamente famiglie e bambini, come doveva essere in questo giardinetto, non sarà più realizzato perché il Comune non intende farlo. E secondo lei appunto c'è una soluzione a questa problematica? Come possiamo muoverci a fronte appunto di quello che possono essere le richieste che pervengono a voi del municipio? L'unica soluzione è fare dei controlli ben precisi. Io non penso che, almeno il Comune di Milano, la gestione della sicurezza, l'amministrazione centrale da parte del Comune di Milano, penso sia stata imbarazzante in questi anni e sia sotto gli occhi di tutti. Nel momento in cui venissero a dire mettiamo la polizia locale, a parte che la polizia locale ha pochi uomini, gli agenti della polizia locale fanno il loro mestiere, ma purtroppo qualcuno dall'alto li utilizza un pochino male, mettiamola così, in quanto li posiziona male, li mette a fare delle mansioni che ovviamente sono ridimensionate rispetto a quello che è un ruolo del GISA, il ruolo del GISA che abbiamo sempre visto come nella nostra città. È chiaro che mettere un presidio fisso all'interno del giardino può essere utile, ma il GISA non controllerà mai quelli che sono gli accessi. Gli accessi a quel punto potranno avvenire da parte di tutti, e soprattutto non ci sarà mai un personale sufficiente da parte dei vigili per poter rimanere lì tutto il giorno durante gli orari di apertura per dire alla gente vai fuori. È evidente che l'unica soluzione facendo un giardino di quel tipo potesse essere quella di coinvolgere un'associazione come l'UNICEF che controllasse quelli che sono gli accessi. Prendiamo atto che il Comune non voglia farlo. Vabbè, allora vedremo se successivamente avremo le soluzioni a questi quesiti che lei porta anche sui cittadini tramite la nostra pagina. Adesso andiamo ad ascoltare il video di Gorla Domani, appunto, un video 4 minuti, poi ci ricolleghiamo dopo per vedere anche i commenti di coloro che hanno partecipato rispondendo alle domande del comitato e poi nuovamente lei la risposta. Gorla, fermata Gorla, dice l'altroparlante della metropolitana quando arriviamo in questo quartiere, appunto il quartiere di Gorla, che ha a nord Precotto e a sud Turro. Ecco le montagne che possiamo vedere ed eccoci nel quartiere. Sono del direttivo di Gorla Domani, esistiamo da 32 anni e il nostro obiettivo è migliorare la qualità di vita degli abitanti di Gorla. In questi giorni ci stiamo impegnando perché nel quartiere c'è un gioiello di parco, anzi un gioiellino, si chiama Parco Finzi. Chi lo viene a visitare rimane allibito che ci possa vedere una bellezza di piante, di cespugli, di fiori così vicina. Ma c'è un problema, di notte è infestato dai vandali, abbiamo già denunciato la cosa da mesi al Comune centrale, al sindaco, al vice sindaco, al municipio 2, ma non siamo ancora arrivati a un risultato. La sicurezza del parco non è garantita, il degrado aumenta. Ci rivolgiamo al municipio perché possa portare avanti la questione con la vice sindaco addetta alla sicurezza,
e tra di loro si devono riunire, come so, con il questore, col prefetto, con quelli che sono le forze di sicurezza. Liberateci da questi vandali, è una buona cosa. I papaveri di Viale Monza, eccoci a Gorla, inquadriamo la fioritura di questi magnifici fiori che non richiedono manutenzione, non vogliono che poca acqua, non vogliono fertilizzanti, non inquinano e non danno lavoro, ma danno tanta gioia sul viale. Adesso andiamo a vederli dall'alto. Ecco il viale Monza con il suo traffico, la sua gente, i suoi negozi aperti o ancora chiusi, i papaveri al semaforo e qui sotto vediamo la mancanza di papaveri, ma basta seminarli quest'anno e il prossimo anno saranno belli come quelli che abbiamo visti al semaforo. Là in fondo, dietro queste piante, il Naviglio Martesana. Grazie di tutto. Un messaggio a tutti quelli che hanno attività su Viale Monza. Ci sono anche dei papaveri in altri colori. Provate a seminarli. A presto. Naviglio Martesana a Gorla, via Tofane. Nell'acqua i pesci affollano il naviglio. Guardiamo la sponda. Siamo verso Greco. Questo per terra è la botola di pulizia del cavo taverna. Ecco quello che resta dell'arco che lo conteneva. Ed ecco di là il parco Finzi. Gorla Domani ha proposto, insieme ad altre associazioni, di fare una passerella pedonale in questo punto per arrivare di là dove c'era l'ingresso storico della Villa Finzi, mettere in collegamento questa via Tofane, ciclo pedonale della Martesana, con il gioiello del parco di Villa Finzi. A presto! Bentornati, abbiamo appena visto il video delle nostre voci dal web. Adesso, prima di lasciare la risposta al nostro presidente Piscina del Municipio 2, guardiamo insieme dei commenti. La grafica ci farà vedere i commenti che abbiamo visto sotto il video e ve ne leggo un paio, giusto per dare un ulteriore punto di vista. Martina chiede: la medesima situazione descritta all'inizio di questo video per il Parco Finzi si ripete all'interno del Parco della Martesana, dove l'anfiteatro diventa scenario notturno di festini a tutto volume che ci tengono svegli fino all'alba. Sono tante le famiglie che nel tempo hanno lamentato questo abuso, che è un vero e proprio atto di inciviltà. Credo sia giunto davvero il momento di fare qualcosa. Ancora ci chiedono poi un'area cani per il Parco Finzi e poi l'ultima lettura che le faccio è per quanto riguarda il parchetto di Via Alghero. Giuliana dice: visto che ci sono gli orti e molti bambini che lo frequentano, allora dovrebbero esserci anche appunto degli spazi per solo cani, quindi nuovamente questa la richiesta. Io mi ritiro, lascio lei la risposta, Presidente, le ho dato appunto un'ulteriore visione con i commenti, però ecco, a lei la parola. Mi si è frizzato il video. Noi la sentiamo però. Ok, perfetto, adesso sì. Perfetto, quindi a lei la parola. Può essere che ti sia perso un pezzo. Allora, è riuscito a sentire i commenti che le ho letto? Sì, il commento sì. Ok, allora tanto appunto i commenti in realtà sono un'ulteriore reazione a quello che c'è nel video, a cui noi chiediamo di rispondere, così da dare un messaggio diretto a chi l'ascolta. Allora, partendo da quello che è il tema sicurezza Finzi, a parte che il Parco Finzi è un gioiello inestimabile dal mio punto di vista, con una bellissima villa all'interno, che deve essere assolutamente salvaguardata. In questi anni abbiamo lavorato a stretto contatto in realtà con Gorla Domani, sollecitando spesso il comune a mantenere in ordine la villa, una villa che è davvero storica, bellissima, stupenda, ma che è stata lasciata totalmente all'incuria da parte del Comune di Milano, perché non è di nostra competenza, non possiamo fare noi dei lavori su una villa che non è assegnata al municipio, ovviamente. Addirittura abbiamo fatto togliere noi quelli che erano le persiane che stavano cadendo in testa ai cittadini che insomma passeggiano all'interno del parco. Questo vi fa capire come fosse totalmente in uno stato di abbandono, così come c'è la casa del custode, che è in uno stato di totale abbandono, che il comune ogni volta dice: no, noi non la riqualifichiamo, non abbiamo i fondi. Adesso speriamo che arrivino i fondi ministeriali vinti attraverso un bando regionale
che per fortuna il Comune di Milano ha vinto, relativo al quartiere di Gorla, cercando di sistemare un pochino queste aree. Oppure il sotterraneo del centro diurno disabili lì all'interno del parco, che è stato chiuso solo grazie al municipio dopo ripetute segnalazioni, perché abbiamo dovuto fare delle cancellate in quanto continuavano ad entrare e continuavano a dormirci dentro. I problemi di sicurezza sono stati veramente tantissimi in questi anni. Noi continuiamo a sollecitare il Comune di Milano perché non abbiamo competenze dirette come municipio. Nello stesso momento, in ogni modo, cerchiamo di contattare quelli che sono i settori competenti comunali per aiutare quelli che sono per aiutare i cittadini a mantenere un minimo di decoro, un minimo di ordine all'interno del parco. Oltretutto, ci sta talmente tanto al cuore che all'interno del parco c'è un tempietto massonico nascosto sotto una collina che è assolutamente inagibile e nessuno può visitarlo, ma è di uno splendore incredibile. Stiamo facendo proprio con Gorla Domani un bellissimo progetto anche insieme a degli speleologi, entrando all'interno facendo aprire dai tecnici comunali l'accesso che in questo momento è chiuso e sigillato, entrare all'interno del Tempio Massonico per poter fare anche un video per riscoprire quello che è un gioiello all'interno del parco. Quindi la nostra attenzione sul tema Parco Finzi è massima e non può essere altrimenti. L'abbiamo dimostrato in questi anni, abbiamo fatto anche il percorso di salute, abbiamo fatto insieme alla Fondazione di Comunità Milano il giardinetto che proprio il municipio ha progettato, quello inclusivo, quello anche per i ragazzi diversamente abili, ma che è bello perché è inclusivo, cioè sia per ragazzi diversamente abili sia per ragazzi normodotati. Quindi è bello, è un luogo che tra l'altro continuiamo, lo ripeto, lo voglio sottolineare, a segnalare, anche perché dietro dove c'è il centro socio-ricreativo per anziani, in questo periodo di lockdown sono continuate ad entrare probabilmente dei ragazzi, creando dei danni che ormai non si riescono neanche più a quantificare, tra i danni al campo da bocce, i danni alla struttura, i danni alle panchine che sono state scardinate al suolo. Abbiamo chiesto al Comune di Milano di realizzare una cancellata apposta per far sì che quell'area venga delimitata e non possano più andare dietro alla struttura per creare questi danni. L'assessore Rabaiotti ci ha detto sì, la faremo, sì, la faremo, a distanza di 6 mesi dalla richiesta siamo ancora qui ad attendere. Questi tempi sono dei tempi biblici, sempre sperando che il Comune abbia veramente la volontà di fare e non ci venga risposto di sì solo così, tanto per. È chiaro che bisogna agire prontamente, bisogna agire velocemente affinché la sicurezza all'interno dell'area venga subito ripristinata. Passiamo invece al tema papaveri. Che sono stati piantati dalle associazioni di quartiere, sono finalmente cresciuti per non so quanti anni, in realtà per almeno 3 o 4 anni non crescevano in nessun modo possibile e immaginabile, quest'anno sono cresciuti, ne siamo felici. Alla fine l'ultimo tema era il ponte sulle sponde della Martesana, quello è sempre un altro progetto che avevamo richiesto di realizzare l'assessore Ravaiotti nell'ambito del bando regionale che vi dicevo poco fa. Ci è stato detto no, non si può fare da parte del settore mobilità, non abbiamo ancora capito le motivazioni, tra l'altro su proposta proprio di Gorla Domani l'avevamo ripresa noi come municipio. Sta di fatto che noi comunque quest'anno nell'ambito del piano triennale opere pubbliche come municipio abbiamo chiesto la progettazione di quella che è la riqualificazione di tutte le aree comunali sulla sponda nord della Naviglio Martesana, creando una passeggiata ciclopedonale anche sull'altra sponda dove oggi non è presente, tra le quali anche la realizzazione proprio di questo ponte, e attendiamo una risposta da parte dell'assessore Granelli e dell'assessore Maranni. In tal senso bisogna valorizzare sicuramente l'area. Tra l'altro, quello è un punto nel quale la passeggiata non potrebbe continuare, quindi collegare il parco è assolutamente fondamentale per dare una continuità anche a una futura ipotetica passeggiata che il municipio vuole realizzare e della quale però non abbiamo ancora risposta da parte del Comune. Quindi dal momento che dobbiamo salutarci, la risposta comunque che l'attenzione del Municipio 2 è massima per questo tema, per questa località, insomma, per questa area. Assolutamente sì. Aggiungo anche solo una cosa, per quanto riguarda Via Alghero, Via Nuoro, anche lì c'è un'area comunale, anche quella è stata richiesta la riqualificazione, l'area ex Rizinox, e anche lì il Comune continua a risponderci che loro non la fanno per via di un
diciamo, contenzioso che va avanti da tanti anni, ne abbiamo forse già parlato all'interno della tua trasmissione, e che non si risolve mai. Quello che noi chiediamo al comune è che comunque il cittadino ha bisogno di risposte. Lì c'è un'area verde incolta, abbandonata totalmente, riqualifichiamola, poi se dovrete riprendere i soldi per via del contenzioso, ci penserete in un momento successivo e li riprenderete se vincerete la causa. Bene, questo spazio vedi come è sempre importante perché permette il dialogo continuativo e diretto tra cittadini e municipi, ma noi sappiamo che voi fate sempre il massimo per dialogare con i cittadini del municipio, in questo caso il Municipio 2. Ti ringraziamo ancora una volta per le risposte date, per le descrizioni dettagliate, per le risposte che comunque vengono richieste, come sempre, giustamente dai milanesi. Direi che Grazie allora le diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora per essere stato con noi e intanto saluto anche chi ci ha seguiti da casa questa sera. Vi ricordo che ogni martedì e ogni giovedì alle 19:30 noi siamo sempre qui, partecipate con i commenti e noi li sottoporremo ai vostri presidenti di municipio per avere ulteriori risposte. Grazie.